nuovi ingressi in società. Accanto a lei c'è Giuseppe Cammarata che arriva dal Limolese. Sì, sostanzialmente io oggi mi trovo qua nel Seneto perché, come ho annunciato nella passata conferenza stampa, mi voglio dedicare, come si suol dire, anima e corpo all'Airegas. Trovandomi qua, ho ritenuto oggi opportuno dare degli aggiornamenti sul mio staff. Sono lieto di annunciare, come già avete appreso dai media, la nomina a vicepresidente di Roberta Lava, già assessore nella giunta Miccichè, che ha dimostrato grande capacità e grande competenza, e come valore aggiunto è stata sempre un'attaccata ai colori biancazzurro e un ultras dell'Agregas, per cui oggi sono lieto e sono felice di annunciare la sua nomina a vicepresidente dell'Agregas. Nel contempo sono anche lieto di annunciare il ritorno in casa Agregas di Peppe Cammarata. È un profilo importante che insieme a me da tanti anni insieme seguiamo dei percorsi paralleli dal punto di vista calcistico. È stato il mio direttore sportivo negli anni in cui sono stato a Licata, è stato mio direttore sportivo nella stagione 2020-2021, dove ci ha visti disputare un campionato importante e perdere solamente l'ultima partita a Martina Franca, la finalissima dei playoff. Io, insieme a me, ha seguito l'avventura del Limolese. Ha dimostrato grande competenza, grande capacità, e ora, diciamo così, abbiamo ritenuto di dedicarci all'Agregas e di smettere un po' quello che era il nostro impegno prioritario a Imola, per cui ho ritenuto opportuno, doveroso e anche necessario che lui venga ad Agrigento a completare il mio staff tecnico, a svolgere le funzioni di direttore sportivo. Ecco, questo oggi lo faccio con un pizzico di orgoglio, anche con un pizzico, diciamo così, chiamiamo di felicità, perché faccio ritornare all'ovile una figura che tanto si è spesa e tanto ha fatto bene per l'Agregas. Giuseppe Cammarata, per lei questo ritorno in casa Agregas, che saporea, cosa vuol dire, cosa significa? Intanto voglio ringraziare il Presidente per le belle parole. Per me è un ritorno importante, sono dei colori alla quale tengo tantissimo, è inutile dirlo. Anche se per 9 mesi le strade si sono divise, ma per me è come ritornare a casa, come si suol dire. Sono felice di trovare un gruppo importante, uno staff importante, con la quale con molti ci conosciamo. Devo fare i complimenti perché ad oggi hanno fatto un grande, ma un grande lavoro. E sono ben lieto di iniziare a lavorare ufficialmente con loro. Presidente, un consuntivo per quanto riguarda la campagna abbonamenti e questo inizio di ritiro precampionario dell'Agregas. Ma diciamo che il consuntivo è positivo. Diciamo che la risposta in riferimento all'anno scorso è stata più importante. Teniamo presente che i giorni di calura e anche il periodo, diciamo, in cui ci troviamo, vede tanti tifosi dell'Agas già con la mente in vacanza, fuori sede, per cui io credo che da qua a settembre la campagna abbonamenti sarà completata con un successo importante. Già dalle prime avvisaglie tutto questo mi lascia, diciamo così, contento. Ecco. Tanti sponsor hanno rinnovato il rapporto di collaborazione con l'Agregas. Sei soddisfatto? Sì, oggi gli sponsor stanno dimostrando grande attaccamento ai colori sociali dell'Agregas. Abbiamo dei contatti anche con altri sponsor importanti, abbiamo un progetto di coinvolgimento della classe imprenditoriale provinciale attraverso l'operazione dell'Academy, che secondo me tanto darà e tanto successo avrà, diciamo, in termini di ritorno sia di immagine che in termini concreti nei confronti dell'Agregas. Direttore Cammarata, il mercato dell'Agregas è chiuso, è arrivato un nuovo portiere, Busà. Sì, è arrivato un nuovo portiere, Busà, per completare il roster dei portieri.
il mercato diciamo che è concluso, però siamo sempre vigili sul mercato. No, siamo al quarto giorno di ritiro e domani faremo la prima partitella a ranghi misti a tutto campo, perciò inizieremo ad avere le idee ancora più chiare. Se poi lo staff tecnico ritiene che ci voglia qualcosa, sicuramente non ci tireremo indietro e andremo a vedere quello che manca. Però volevo dire che ad oggi penso che è stato fatto un mercato importante per una piazza importante, perché l'Agagas merita questo tipo di mercato, grazie al patron Deni. Non vogliamo fare voli pindarici, perché i voli pindarici non portano da nessuna parte. Sono altre le piazze che hanno dichiarato che vogliono vincere il campionato. Noi staremo lì, daremo fastidio a tutti. Siamo l'Agragas, i ragazzi dal primo approccio abbiamo scambiato qualche idea, sanno che la prima cosa da fare è sudare la maglia e gettare sempre il cuore oltre l'ostacolo. Poi dopo al 95esimo speriamo di avere vinto. Però affrontiamo un campionato importante con delle compagini importanti e io penso che sia lo staff che è molto, ma molto preparato e che tutti noi, la piazza e gli ultra ci daranno una grande mano d'aiuto. Sappiamo che l'Agagas è una squadra gloriosa che conosce queste categorie. Non possiamo definirci una matricola perché sarebbe dire una fesseria, secondo me, però dobbiamo essere anche molto umili, pensare a lavorare tanto. Il nostro obiettivo si chiama, un po' per tutti, si deve chiamare 42, sono 42 punti. Da 42 punti in poi non guarderemo in faccia a nessuno.